Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo presentarvi questo lavoro che è una incastonatura un pochino particolare. Ecco, l'avevo presentato sul mio gruppo tutorial gratuiti con le perline ed è piaciuto molto. Poi volevo abbellirlo un pochino di più, ma mi è stato consigliato di lasciarlo così. Effettivamente è un orecchino piccolo, ma preziosissimo. Prezioso per la brillantezza, non tanto per il materiale, perché poi, come andrete a vedere, il materiale è veramente poco. Ora vi elenco il materiale per fare questo orecchino che io chiamerò orecchino prezioso. Allora, intanto un Rivoli da 14 mm blu, perché è il compagno di questo orecchino. Poi degli chaton, ecco, ve lo avvicino per farvelo leggere, Monte Swarovski, i Crystal ABF, ecco, ne occorrono 5, gli ultimi 5 rimasti, fortunatamente. Poi delle rocaglie 110 Miyuki, queste 4201 sono le Duracot, ma anche di queste ne servono poche. E poi per l'incastonatura, come vedete, molto molto pulita. Per il retro serviranno delle 150 Miyuki ed anche per la monachella. Eccole qui, 15, sempre color argento. Poi 5 soltanto Bicono. Io sto utilizzando Bicono Swarovski, questo bellissimo color cielo metallizzato, però non so il nome, sinceramente non me lo ricordo. E come monachella utilizzo questa monachella allungata 26 mm in argento antico, perché così rimane anche un pochino giù. Mi piace questa montatura con questa monachella, ecco. E come filo un 0,15 Farline Color Crystal. E come ago, eccolo qui, un ago. Io userò un 10, un 11 va benissimo, assolutamente bene. Ok, buon tutorial. Ecco qui, iniziamo con l'incastonatura. Intanto vi devo dire che gli chaton, eccoli qui, devono essere inseriti in questo senso. Vedete? Ecco qua, in questo senso. Quindi non bisogna metterli in maniera come normalmente si mettono in perpendicolare, ma li dobbiamo mettere con i due fori che hanno vicino, ecco, in questo senso. Quindi si prende lo chaton e si inseriscono poi le tre rocaglie 110 e 3. Un'altra cosa che bisogna fare assolutamente attenzione è di inserirli tutti nello stesso verso. Ora diciamo che dalla parte retro si riesce meglio. Ecco, quindi ne prendiamo un altro e lo inseriamo all'interno. Ecco. Poi prendiamo altre tre rocaglie. Prendiamo lo chaton dalla parte retro, eccolo, e praticamente facciamo tutto questo, quindi intercaliamo tre rocaglie 11 con gli chaton. Io direi che ci possiamo vedere una volta terminato tutto quanto l'inserimento, una volta che avete capito, non credo ci siano problemi. Ok? A dopo. Ecco, ne abbiamo inseriti 1, 2, 3, 4, 5 volte 3 rocaglie intercalate da uno chaton. 2, 3, 4, 5. Ora, e poi ripassiamo i classici nodini e vi faccio vedere poi il resto dell'incastonatura. Ecco
Ecco come si presenta il lavoro una volta fatti i nodini. Vedete? Fatti i nodini. È abbastanza cioè è consistente, ma non ho tirato in maniera eccessiva. Quindi, fatti i nodini, rientriamo nuovamente dentro lo chaton. Tutto conviene perché vediamo bene i fori. Ok. Poi taglieremo il filo. Adesso dobbiamo andare sulla seconda rocaglia delle tre, vedete? Filo come al solito. Ecco, siamo quindi sulla centrale delle tre. Prendiamo una rocaglia 11, eccola, e ci inseriamo, così dal retro forse ve lo faccio vedere meglio, assolutamente sì, e ci inseriamo sempre in diagonale negli altri due fori che ci sono liberi dello chaton. Ecco, molto semplice. Sì, dal retro si vede meglio. Poi prendiamo un'altra rocaglia e ci inseriamo nella rocaglia centrale delle tre che abbiamo inserito. Vedete? E tiriamo bene. Poi prendiamo un'altra rocaglia e ci inseriamo nei due fori liberi dello chaton, sempre quelli vicini. Poi ancora un'altra rocaglia e ci inseriamo, come vedete, nella rocaglia centrale delle tre. Ancora ci inseriamo dentro lo chaton. E poi prendiamo ancora una rocaglia e ci inseriamo nella rocaglia centrale. E poi ancora, direi che in effetti potevate proseguire da soli perché tondo tondo si farà questo lavoro, nient'altro. Direi che va bene, ormai è l'ultimo. Ancora nella rocaglia centrale e poi ancora così e ora inseriamo l'ultima. Anche in questo caso, ecco perché dico il lavoro un pochino morbido, perché poi dovremmo rientrare dentro la rocaglia centrale. Ora, da questa rocaglia centrale, forse se mi avvicino vedete anche meglio, dobbiamo andare sulla rocaglia che abbiamo appena inserito. Quella che parte dalla centrale delle tre. Dovevo togliere questo filo. Prendiamo 5 rocaglie, 2, 3, 4, 5, e ci andiamo ad inserire nella rocaglia che si trova dalla parte opposta. Poi dobbiamo rientrare nuovamente nella rocaglia centrale
delle 3 dell'inizio proprio del giro, risaliamo sulla rocaglia appena inserita nel giro precedente e prendiamo altre 5 rocaglie, 1, 2, 3, 4 e 5, e ci posizioniamo nella rocaglia, vedete, che abbiamo messo nel giro precedente. Poi rientriamo nuovamente nella rocaglia di base e risaliamo nella rocaglia. Questa rocaglia si è inserita male. Scusate. Ecco, dobbiamo fare attenzione che il filo non si vada ad inserire qui dove c'è il castone, ecco. Si era inserito nel castone, ma l'abbiamo sistemato. Ok, e quindi risaliamo, ne prendiamo altre 5 e poi proseguiamo. Non entreremo più dentro gli chaton, ma faremo questo abbellimento intorno allo chaton. Direi che potete anche proseguire da soli perché il lavoro è abbastanza semplice. Quindi direi che ci possiamo vedere una volta inserite le 5 rocaglie sopra tutti gli chaton. A dopo. Ecco, una volta come si presenta il lavoro, una volta terminato tutto questo inserimento intorno agli chaton. Chiaramente dobbiamo scendere nuovamente e ci dobbiamo portare sulla rocaglia centrale delle 5 che abbiamo appena inserito per iniziare a fare la incastonatura. Ecco, questa è la centrale. Ok? Considerando che una era di base e poi noi abbiamo messo 5 rocaglie. Dobbiamo prendere 9. Qui vediamo. Ecco. 9, 15, 0. Eccoli. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ecco così, li contiamo insieme, sono 3, 6 e 3, 9. Ok? Su questo cerchio noi andiamo, rientriamo sempre sulla stessa rocaglia. Poi ci nuovamente inseriamo dentro le rocaglie. E ci portiamo chiaramente sempre sulla rocaglia centrale, che è la quarta chiaramente, perché ne abbiamo anche una di base, e nuovamente prenderemo 9 rocaglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Eccole qui. Li contiamo insieme, quindi 3, 6, scusate, 3, 6 e 9. E nuovamente rientriamo nella stessa rocaglia dalla quale siamo usciti, nella parte opposta chiaramente, e facciamo questo occhiello. Dobbiamo farlo su tutti e 5, diciamo, le rocaglie centrali sopra gli chaton. A dopo. Ecco come si presenta il lavoro a questo punto. Noi abbiamo appena inserito le ultime 9, ora dal retro si fa meglio. Dobbiamo risalire di 5 perché dobbiamo andare sulla centrale delle 9, quindi sulla quinta rocaglia. Quindi 1, 2.
Allora, questa è la quarta, eccola qui, la quinta. Poi per trovarle basterà un pochino fare così. Quindi siamo sulla quinta rocaglie. Prendiamo 3 rocaglie, sempre 15-0. Eccole. E ci inseriamo nella rocaglia centrale delle 9 appena inserite. Poi ancora 1, 2, 3. E ci inseriamo nella quinta. Eccola. Poi ancora altre 3 rocaglie, questo possiamo fare insieme perché è abbastanza semplice. Eccolo qui, controlliamo sempre bene di aver preso la rocaglia giusta perché venga proporzionato poi il lavoro. Ecco. E questa è sempre la quinta. E ancora altre 3. E ci inseriamo nuovamente nella rocaglia che abbiamo, diciamo, dalla quale siamo partiti per fare l'ingabbiatura del rivoli. Io poi, lo sapete, proseguo ancora un pochino mantenendo comunque il lavoro molto morbido, perché così una volta che si stringe c'è anche la consistenza del filo. Direi che già si può fare. Quindi prendiamo il rivoli e lo inseriamo. Molto pulito, molto semplice. Dobbiamo semplicemente rinforzare questo ultimo giro una volta, se vi va anche due, ma non so con le 15 se riusciamo. Ed ecco, vedete che bella incastonatura che abbiamo, molto molto preziosa. Potremmo anche pensare ad un anello. Ok, allora ci vediamo una volta rinforzato e risaliamo, diciamo, su questa rocaglia dalla quale siamo partiti per fare l'ingabbiatura del rivoli. Ecco qui, abbiamo terminato l'incastonatura, poi ci troviamo ad uscire dalla rocaglia 11-0 che c'è, dalla quale siamo partiti per fare la gabbia al bigono. Dobbiamo dalla rocaglia centrale delle 5 che mettemmo, vi ricordate? Dobbiamo scendere di 2 rocaglie. Ecco, forse mi avvicino così vedete meglio. 2 rocaglie e poi inseriamo il bicono, soltanto 5, quindi come vedete il materiale è veramente veramente poco. Quindi contiamo 1, 2, anzi contiamo 1, 2, 3 e ci inseriamo così questo punto. Questa è la centrale, vedete? Poi ancora 2, prendiamo un altro bicono e contiamo 1, 2, 3 e ci inseriamo nelle 3 successive. Ed è la centrale. Ve ne accorgete perché chiaramente da lì parte l'incastonatura. Poi ancora 2, inseriamo il bicono fino a portarci sempre sulla centrale. Tiriamo sempre molto bene. Per evitare che si veda il filo, poi scendiamo di 2, dobbiamo lasciare sempre queste 3 libere e poi
nuovamente, partiamo dalla, arriviamo alla centrale, riscendiamo di 2 e prendiamo l'ultimo bicono. Io vi consiglio di rinforzare tutto quanto il giro e poi facciamo insieme l'anellino per inserire la monachella. Ecco qui, abbiamo rinforzato tutto quanto il contorno e sapete che è molto bello anche come anello? Guardate quanto è bello, tutto sommato. Si può fare una fascetta o inserire una base di metallo ed è veramente bello. Va bene, invece nel nostro caso faremo l'orecchino. Quindi usciamo dal bicono, entriamo nella prima rocaglia. Ecco qui. Usciamo sulla prima rocaglia e poi prendiamo 3 rocaglie, 11. E ci inseriamo in corrispondenza sulla, in questo caso sulla penultima rocaglia. Io ho stretto bene. Eccolo qua. Facciamo, inseriamo queste 3 rocaglie. Quindi sopra lo chaton. Poi andiamo sulla centrale, tiriamo bene chiaramente, e prendiamo 6 rocaglie, 15, 0, 2, 3, quindi una 15, spero che si veda, sì, 3, 4, 5 e 6, eccole qui, sono 3 e 3, 6 e rientriamo, anzi prendiamo, perché io faccio tutto insieme, voi lo sapete, quindi sì, da quest'altra parte io prendo la monachella direttamente. Ah, ma questa si può, forse si può anche inserire dopo senza tanti, e poi rientriamo sulla centrale delle 3 che abbiamo appena inserito. Ecco qui. Chiaramente rinforziamo un pochino questo giro. Ma diciamo che questo tipo di monachella non aveva problemi perché non si deforma, però va bene. Io normalmente faccio così, ecco qui. Vedete? L'orecchino prezioso. Adesso io chiaramente farò dei nodini per, forse rinforzo anche un'altra volta dove c'è la monachella e poi vi faccio vedere il lavoro finito. Ecco, gli orecchini preziosi sono terminati, molto semplici ma veramente molto carini. Io non so se esiste questo tipo di incastonatura, ma non voglio prendermi nessuna primogenitura, nel senso l'ho inventata, ma può essere che negli anni qualcun altro l'abbia fatta. E se non l'ha fatta nessun altro, ve la regalo volentieri. Ecco, è un'idea così per fare delle cose un pochino diverse. Io amo fare delle cose diverse, con un materiale diverso. Ok, io spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Un bacio a tutti e al prossimo. Ciao ciao!